faccio il medico dall'inizio del 1979, mi sono laureato nel 1978 e la mia aspettativa pensionistica era di circa 2 anni. Adesso con la nuova legge dovrei raggiungere l'età pensionistica invece che tra 2 e 7 anni. Tra 7 anni io avrò per esattezza 67 anni. Io penso che nell'ambito chirurgico superare i 65 e 67 anni sia pericoloso, perché è un bel dire, il medico si regola da sé, capisce da solo quando non può più fare le cose. In realtà sappiamo che poi questo non avviene. Il rischio è di creare dei gerontocomi, il rischio oggi è di creare degli ospedali che sono veramente delle case di riposo per medici. La giovinezza è una caratteristica fondamentale, gli ospedali dovrebbero essere veramente dei posti dove i giovani medici danno il meglio di sé nell'età migliore della loro vita. È che oggi quando noi assumiamo un giovane, in realtà tanto giovane non è, ha un'età che va fra i 32 e i 33-34 anni. Ora mi chiedo, ma se si vuole dare la possibilità a queste persone di maturare i 40 anni di anzianità, cosa facciamo? Li mandiamo in pensione a 74 anni dagli ospedali? Com'è pensabile una cosa del genere in una medicina che è estremamente tecnologica? Questa è un'ulteriore forma di disincentivazione per tutti i medici che vogliono restare nella sanità pubblica, perché è evidente che una sanità pubblica che almeno dava alcune sicurezze dal punto di vista pensionistico ovviamente sarà sempre meno appetitosa quando perde le poche certezze che ha. Sceglieranno tutti la sanità privata, almeno i migliori. Elevare l'età pensionabile evidentemente contrasta fortemente con l'ingresso di nuovi medici giovani nelle aziende sanitarie. Ma pensiamo anche a tutte le carriere che ormai non ci saranno più, perché chi è nei ruoli rimane nei ruoli per molti anni. Io ho 3 figli, uno di questi probabilmente farà medicina, e sono un pochino preoccupato per il suo futuro, e certamente rendere lo studio della medicina oggi è un fatto per famiglie ricche. Io penso che questa riforma sia una riforma scarsamente meditata, frutto di molti compromessi, raffazzonata probabilmente all'ultimo minuto in mezzo a veti e controveti, e con una scarsa valutazione dell'impatto legale, giuridico e costituzionale. Nei tribunali ci saranno molti ricorsi, perché è evidente che chi ha pagato per avere qualcosa e dopo molti anni scopre che ha pagato inutilmente, è evidente che possa non essere contento di questa situazione. Io quello che posso dire è che, sebbene la medicina sia un lavoro, è anche un grande, meraviglioso hobby per la vita. Di tenersi dentro questa passione, di coltivarla, perché è soltanto la passione che conduce ai grandi risultati in medicina. E bisogna dare delle sicurezze anche economiche ai medici affinché possano crescere culturalmente nella sicurezza economica, e questo temo che non avverrà.